ci avete? Sempre il solito segnale instabile. Ehi, geniaci, volete fare qualcosa per sistemarlo? Hanno tanti pregi, ma si perdono proprio nei dettagli, eh. Comunque, volevo dirvi che sto bene. Veramente alla grande, mangio benissimo, bevo bene, anche meglio di quello sulla terra. E poi, ragazzi, qui sono pieni di roba buonissima. Devo dire che questi alieni sono veramente pacifici. Poi hanno smesso di fare gli esperimenti su di me. Adesso sono io che faccio gli esperimenti, studio loro da vicino. Intanto ho scoperto che sono tutte femmine, ma si sono dimostrati disponibilissimi. Trovo anche molto open. La situazione è veramente interessante e anche un po' complicata. E devo ancora approfondire la conoscenza di questi esseri così imprevedibili e incontentabili. Ovvio che devo rimanere ancora qui, ancora qui devo rimanere. E quando mai mi si ripresenta un'occasione così, no? Volevo avvisarvi che loro non hanno lasciato proprio niente al caso, non lo fanno mai. Quando mi hanno rapito, per non far nascere sospetti, hanno lasciato il mio clone sulla terra al mio posto, perfettamente uguale a me. Mi hanno fatto vedere il filmato. Mi hanno fatto vedere il filmato. Oh, ma uguale, uguale. Probabilmente ci avete anche già parlato e assieme, senza accorgervi che non ero io. Ah, sei tornata. È la mia interprete personale. Non riesci proprio a fare a meno del lupo cattivo, eh? A me piace ascoltarti. Sei falso, arrogante, ipocrita, aggressivo e riesci quasi sempre a manipolare le persone a tuo vantaggio. Allora, direi che sono il lupo cattivo perfetto. Decisamente. Adoro il tuo tono di voce. Mi sento attratta da te. L'avevo già capito, baby. Ma non illuderti, perché tra noi non c'è futuro. Lo so che tra noi non potrà mai esserci nulla, ma credo di amarti. Me lo hai già detto e io ti ho detto che devi lasciarmi perdere. Però adesso vai, vai. Fammi chiudere il collegamento in pace. Vai. Ragazzi, ma cosa ci faccio a queste aliene? Quindi, come vedete qui, tutto più che bene, ok? E mi faccio vivo io, eh? Alla prossima mi faccio vivo io. Quasi dimenticavo, vi confermo quello che è una vera fake. Sì, l'ho appena saputa. La Terra non è piatta, chiaro? Esatto. Infatti è un cubo. Un cubo. Ciao,
extraterrestri.